Quest'oggi al Cabrini si festeggia il 91esimo compleanno di Papa Giovanni Paolo II. Si festeggia perché in realtà è ancora vivo nei cuori di tutti i fedeli. Quindi una mostra, un'occasione per ricordare questo grande personaggio. Sì, diciamo che tutti i papi, per chi ci crede, sono vicari di Cristo. Ma se è possibile dirlo con un po' di amenità, diciamo, questo ci è sembrato un po' di più vicario di Cristo. E ci è sembrato un po' di più perché allo stesso tempo è riuscito, a mio avviso, a mio modesto avviso, ad unire l'umanità, la sua umanità. Addirittura di lui abbiamo saputo che aveva delle simpatie femminili da ragazzino. Queste cose sono passate anche attraverso qualche film televisivo, mi ricordo. E poi ha coltivato i rapporti magari con quella stessa donna poi sposata, è andato a sciare, cioè ha amato, io direi ha amato alla Don Bosco, salesianamente, io lo vedo un po' come Don Bosco questo Papa, ha amato le cose che amano i giovani, per fare in modo che poi i giovani amino le cose che lui indicava. Signor Enzo Pellegrino, lei ha portato qui queste cartoline, queste fotografie, queste raccolte di giornali, qual è la loro storia? La loro storia è questa. Io ho soltanto messo le cartoline a posto, però provengono dalla collezione di mio padre, il cavalier Vittoriano Pellegrino, che purtroppo non è più tra noi. Allora, diciamo, vedendo tutte queste belle cartoline su Giovanni Paolo II, in occasione della sua beatificazione, ho ritenuto opportuno esporle e farle vedere a quanti non hanno avuto la possibilità di andare a Roma.